È terminato qualche giorno fa il progetto Memento per non dimenticare l'assurdo eccidio degli ebrei durante il corso della Seconda Guerra Mondiale. Questa è stata l'occasione per rivivere attraverso lo spettacolo teatrale di Elisabetta Tonon l'olocausto della guerra, visto con gli occhi della tredicenne Anna Frank. L'orrore della guerra, nelle parole strazianti ma al tempo stesso sensibili di una ragazza costretta, suo malgrado, a nascondersi per anelare una salvezza che non arrivò. L'attrice e regista bitontina ha cercato di ricreare la prigionia del rifugio guardando al vissuto quotidiano dell'adolescente, a cominciare dai ricordi dell'infanzia, al benessere familiare, fino ad arrivare all'incubo della morte. L'alloggio segreto è un lavoro sul racconto monologo in cui io cerco di lavorare sul personaggio di Anna Frank a partire dai suoi testi che comunque ho riscritto. Abbiamo fatto un lavoro 12 anni fa con il Teatro degli Adriani all'epoca, con Cristian Di Domenico come actor trainer e con Stefania Scaragi come allestimento scenico, costumi. Abbiamo davvero fatto un lavoro molto approfondito su questo personaggio e su questo testo. Quindi ogni volta portarlo in scena per me è portare comunque un pezzo anche della mia storia come attrice. Elisabetta Tonon dunque riesce a rielaborare le parole del diario di Anna Frank, accarezzando la vita della giovane. È anche un lavoro complesso perché a livello emotivo, mnemonico, fisico mi impegna fortemente. E infatti era un po' che non lo facevo, non lo nascondo anche per questo, perché l'ultima volta ero in attesa al quarto mese della mia prima figlia e ora sono madre di due figli ed è molto differente l'approccio per me anche al teatro in questo momento. Io voglio andare avanti. Non riesco a immaginare di fare la fine di gran parte della gente che non ha vissuto per uno scopo. Io voglio essere utile o procurare gioia alle persone. Io voglio continuare a vivere anche dopo la morte. È un gran miracolo che io non abbia rinunciato a tutte le mie speranze, perché esse sembrano assurde, inattuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell'intima bontà dell'uomo. Anna Frank.